Facciamo. Cos'è questo foglio lì? L'universo. L'universo, sono pronto a cospirare. Grazie. Ragazzi, mi sono chiesto, ma avevamo iniziato il programma con l'universo. Chiede l'universo, fai l'universo. No, l'universo e con godiamoci ogni giornata come se fosse l'ultima. Sono scoraggiato. Oggi scoraggio in giro per lì. Cioè, quello ieri è riuscito a dire una frase in televisione che uno a fianco che era lì doveva prenderlo a schiaffi, perché qui adesso o torniamo a dargli schiaffi, andiamo avanti. Stavo dicendo l'abbiamo lasciato a settembre l'universo, l'abbiamo lasciato e guarda il risultato. Che sta succedendo? Che succede? Ecco perché. Quindi andiamo a riprendere una cosa dell'universo che magari a qualcuno di voi interessa. L'universo non parla italiano come me. L'universo non parla italiano, non parla inglese, non parla tedesco, non parla francese, non parla spagnolo. L'universo parla la lingua delle frequenze e risponde alle tue vibrazioni. Non riconosce le tue volontà e i tuoi desideri personali, capisce solo la frequenza a cui stai vibrando. Quindi, se stai vibrando la frequenza della paura, del senso di colpa o della vergogna, attirerai avvenimenti che hanno una vibrazione analoga per supportare quella frequenza, cioè la frequenza che emani ha bisogno di essere supportata. Sì. Allo stesso modo, se stai vibrando la frequenza dell'amore, della gioia, dell'abbondanza, attirerai avvenimenti a supporto di quella frequenza. Devi sintonizzarti sull'energia che vuoi manifestare nella vita. L'universo ti ama sempre, ma i miracoli avvengono solo quando gli restituisci quell'amore. Ma non ci credevo, lo leggevo ma non ci credevo. Si sentiva, falso, si sentiva. Figa, ragazzi.